Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una saccatura di origine atlantica ha ormai raggiunto il nord Italia, apportando forti precipitazioni in particolar modo sul Tirreno settentrionale e il nord-ovest tra Liguria, Piemonte e Toscana. Entro sera le precipitazioni raggiungeranno anche il lato Adriatico. Questo vortice di bassa pressione ha attivato forti correnti caldo-umide direttamente dalle aree nordafricane, le quali in queste ore stanno investendo tutto il sud della penisola con venti forti e temperature in alcuni casi quasi estive. Nelle prossime ore e nei giorni a seguire anche il sud verrà interessato dalle precipitazioni, ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 14 ottobre. Al mattino deboli precipitazioni potranno interessare il Foggiano, Puglia Centrale e Materano, ma in veloce esaurimento. La giornata sarà caratterizzata da correnti forti di scirocco su tutti i settori, con cieli che si presenteranno poco nuvolosi o coperti, soprattutto tra Materano Ionico, Murge, Tarantino e Costa Ionica Salentina, con locali nebbie al primo mattino. Altrove nubi in aumento dal pomeriggio, ma con assenza di precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento sia nelle minime che nelle massime, con punte anche di 25-26 gradi, laddove i cieli saranno più sereni. Come già detto, i venti soffieranno moderati forti dai quadranti meridionali con raffiche importanti fino a 40-50 km orari, in particolar modo sui settori ionici di Puglia e Basilicata. Per cui prestate attenzione. I mari, agitato l'Adriatico, molto agitato invece lo Ionio. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Ciriello per questa foto che ritrae la popolare e suggestiva spiaggia Cala Porto di Polignano a Mare, ripresa dal ponte Lama Monachile. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata prossima. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.